Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi farò vedere come realizzare lo scaldacollo Puma che io ho abbinato al pull Puma che è uscito ieri. Questa volta abbiamo fatto uno scaldacollo ai ferri utilizzando sempre solo un gomitolo ed è per questo che questo scaldacollo fa parte dei progetti facili e veloci. Come vi dicevo, ho utilizzato un solo gomitolo del filato della Mistricot Filati in linea ispanico. Ogni gomitolo è da 100 metri, misura, scusate, da 100 grammi, misura 100 metri. Io ho lavorato con i ferri del numero 9, come vedete, mi è venuto questo grande scaldacollo che è largo 35 cm e lungo 63 cm e del filato me ne è avanzato poco perché in realtà avrei potuto farlo anche ancora un po' più largo, ma mi piaceva così com'era, quindi non ho fatto più largo. Se avessi fatto tutto il gomitolo, secondo me sarei arrivata ad avere 3 cm in più di larghezza. Però mi andava bene così. Vi ricordo sempre che se andate sul sito Incentando con i Filati troverete il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che ci sono delle tonalità di blu, c'è un grigio, un tortora, anche un lilla, quindi veramente vi potete sbizzarrire con i colori che più vi piacciono. Io nel video tutorial vi farò vedere come realizzare un campione del punto che ho usato io, che è molto particolare, forse alle inesperte può risultare complicato e vi consiglio a questo punto di fare piccolo un campione come ho fatto io, abituarvi a fare la lavorazione e poi passare direttamente a fare lo scaldacollo. Io ho impiegato veramente pochissimo tempo per realizzarlo, forse 3, massimo 4 ore, diciamo che a un certo punto mi sono anche fermata per fare altre cose, quindi veramente un progetto molto veloce da fare e anche molto molto caldo. Detto ciò, come sempre, se lo realizzerete, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di un Cimentare. E se avete acquistato il mio stesso filato presso la Merceria Coleti o presso il sito Incentando con i Filati, potete taggarci o sulla pagina Facebook Merceria Coleti o anche su Instagram dove ci troverete come Incentando con i Filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare lo scaldacollo Puma da abbinare al pull Puma, io ho deciso di utilizzare lo stesso filato e anche lo stesso colore, quindi l'ispanico nel colore 04. Lavorerò con i ferri del numero 9 e qui vi faccio vedere un campione per farvi capire bene il giro, perché è un giro che va sempre ripetuto. Mentre per lo scaldacollo vero e proprio io monterò 40 maglie per avere il rettangolo che sia largo di almeno 35 cm. Se voi lo volete ancora più largo, dovete tenere presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 2, quindi se andate a utilizzare anche un filato più sottile, quindi dei ferri più piccoli, aumentate tenendo presente appunto che dovete aumentare sempre di 2 catenelle, quindi 2, 4, 6 e così via, per aggiungere la larghezza che desiderate del rettangolo, perché noi andremo a fare un rettangolo e quindi montate le 40 maglie, io lavorerò poi sempre lo stesso giro fino ad arrivare a una determinata lunghezza e poi chiuderemo le maglie, cuciremo il rettangolo e quindi il nostro scaldacollo sarà terminato. Come vi ho detto, io ho montato 10 maglie e vi faccio vedere quindi come andare a fare la lavorazione. Vado a prendere due maglie insieme e le lavoro a diritto. Quindi due maglie insieme e lavoro a diritto. Un gettato. E devo ripetere sempre la stessa cosa, quindi lavoro due maglie a diritto. Scusate, ho un capello che mi... Ecco. Due maglie a diritto, un gettato. Ancora, due maglie a diritto, un gettato. E devo fare questo per tutto il giro, quindi lavorerò sempre due maglie a diritto e un gettato. E termino, vedete, ho le ultime due maglie alte, andando a fare due maglie a diritto e un gettato. Il gettato farò in questa maniera. Prendo il filo, me lo avvolgo sul dito in questa maniera, creando una specie di cappio, lo faccio mettere, lo vado a mettere sul ferro e tiro. Vi ripeto il movimento, quindi io devo fare il gettato, prendo il filo, faccio tipo un cappio, quindi giro in questa maniera e tiro. Così ho creato il mio gettato e ho terminato anche il primo giro. Per farla più semplice, se non volete girarla attorno al dito, potete benissimo girare il filo in questa maniera. Quindi vedete, creando questo incrocio del filo,
inserirlo nel ferro e tirare. A questo punto si ripete di nuovo sempre lo stesso giro. Io adesso ho il gettato e la maglia a diritto, quindi prendo il gettato e prendo la maglia a diritto e li lavoro a diritto, gettato e vado a fare un gettato. Di nuovo prendo la maglia a diritto e il gettato insieme e vado a fare una maglia a diritto e metto il gettato. Ancora prendo la maglia alta e il gettato, li lavoro insieme a diritto e vado a fare un gettato. Ancora prendo la maglia a diritto, il gettato, li lavoro insieme a diritto e vado a fare un gettato. Sto terminando il ferro, quindi prendo la maglia a diritto e il gettato, li lavoro insieme a diritto e vado a fare il mio gettato finale. Quindi vedete, questa è la lavorazione che andremo sempre a ripetere. Quindi ve lo faccio vedere ancora una volta insieme, giusto per farvi capire bene. Adesso ricomincia il ferro, quindi io vado a prendere la maglia alta e il gettato insieme e vado a fare una maglia a diritto. Metto un gettato e di nuovo maglia alta e gettato, li lavoro a diritto insieme e vado a fare il gettato. Se tiratevi un po' la lavorazione sotto quando dovete andare a far passare il ferro, così vi sarà più facile prendere la maglia e il gettato. Li lavoriamo insieme e di nuovo gettato. Tiro la lavorazione sotto per poter passare meglio con il ferro tra la maglia e il gettato, li lavoro insieme e faccio il gettato. Ancora ultima volta prendo la maglia alta e il gettato, li lavoro insieme a maglia diritto e poi faccio il mio gettato. Allora, per le inesperte questo punto può risultare un po' difficile, quindi magari fate un primo piccolo campione per abituarvi alla lavorazione e poi andate a fare la vera e propria lavorazione. Si continua sempre a lavorare in questa maniera e poi io vi farò vedere come viene la lavorazione e vi dirò quante volte ho ripetuto, a quanto lungo ho fatto il rettangolo prima di farvi vedere poi come andare a terminare la lavorazione e a chiudere le maglie. Dunque, io ho ripetuto il giro fino ad arrivare a 63 centimetri e per me va più che bene come la lunghezza di un scaldacollo, non lo voglio fare troppo largo. Quindi adesso devo andare a chiudere la lavorazione. Per poter chiudere la lavorazione vado a fare prima un giro di tutte maglie a diritto. Quindi non vado a fare più le aggiunte, non vado a fare più la lavorazione che stavo facendo adesso, ma vado a fare un giro di tutte maglie a diritto partendo sempre dalla prima. Quindi vedete, vado a fare tutte le maglie a diritto. Una volta terminato questo giro andrò poi a chiudere la lavorazione. Quindi ripeto, una volta che siete avete raggiunto la larghezza che desiderate, dovete andare a fare un giro di tutte maglie a diritto e poi potremo fare il giro di chiusura delle maglie. Una volta fatto ciò andremo poi a cucire i due lati più corti del nostro rettangolo e quindi poi lo scaldacollo sarà terminato. Ho terminato quindi il mio rettangolo e adesso posso andare a cucire i due lati più corti, che cucirò sempre con il filo lago di lana e lo stesso filo con cui ho lavorato lo scaldacollo. Una volta cuciti lo scaldacollo sarà terminato, molto semplice, molto carino, ma di effetto proprio appunto grazie a questa lavorazione che abbiamo fatto. Dunque, io ho cucito, quindi come potete vedere questa è la cucitura che andrà giustamente dietro, questa è la lavorazione, veramente particolare e carina, quindi lo scaldacollo è terminato e vedete veramente morbido e ha questa lavorazione molto particolare che mi piace veramente tantissimo.
Naturalmente potete fare la lavorazione anche ai ferri circolari, ma sapete che io non sono amante dei ferri circolari, quindi preferisco fare il rettangolo, anche perché voglio sempre capire bene se mi sta venendo quanto lo faccio largo, quanto lo faccio stretto, uno scaldacollo, perché io non amo quelli troppo stretti, li amo un po' più aperti, perché io voglio che mi coprano soprattutto dietro il collo dietro, non tanto il davanti. Quindi anche questo scaldacollo ai ferri è terminato.